Ciao a tutti ragazzi, sono ZombieVest e sono qui quest'oggi in un nuovo video sul primo canale, un video un po' speciale perché siamo a scuola e qua di fianco a me c'è Parkour! Eccolo qui Parkour, adesso mi ucciderà. Siamo a scuola per un LAN party su Call of Duty 2. Direi di partire subito. Eccoci qui con tutti, partiamo. No, sono morto. Partiamo, lol. Bene, allora ragazzi, partiamo subito con questo torneo. Voglio dirvi subito che, intanto sto morendo, Call of Duty 2, come ben saprete, non si può correre. E questo non è un punto a favore, ecco, per uno che è abituato a giocare a COD. Però comunque, penso che riusciremo a darli tutti, anche perché abbiamo scommesso 50 centesimi a testa. Quindi il primo posto vincerà circa 5 euro, il secondo posto vincerà 2 euro e il terzo posto vincerà 1,50 euro. Io sto usando il mio mega portatile, loro i PC della scuola, quindi molto probabilmente lagheranno. Vabbè, COD 2 penso che comunque bene o male giri. Non è semplice come si può credere. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? Parkour, vuoi aggiungere qualcosa? Non rompere. Oh mio Dio ragazzi, la granata. Cosmo, la smetti di tirare granate a caso across the map e uccidermi? La smetti? Cioè, culo? Adesso facciamo un po' i camper, perché è giusto così. Ora camperiamo, granata. Purtroppo, non c'è neanche il coltello, per farvi capire, questo è l'unico coso che c'è, ma non so se è sciotta, quindi non lo userei. A meno che non siamo proprio a 2 cm d'altezza, anzi non lo sciotta, no? Mi dicono che non sciotta. Quindi è meglio non utilizzarlo. Oh, c'è uno che è già 11 kill. Qui stiamo perdendo. Non va bene. Adesso recuperiamo subito. Porca troia. Ok. È difficile questo. No, il bello è che abbiamo fatto delle partite di riscaldamento prima. E Fnip, che è qui dietro di me, può confermarmelo, vero? Aia, non... Puoi confermarmelo? Confermamelo? Dai, avvicinati al microfono e confermamelo. Dai, confermamelo. E io le ho vinte tutte, più o meno, tranne una. Mi sembra, ma ne abbiamo fatte 4, ne ho vinte 3 su 4. Adesso, quando si inizia a fare quello serio, io inizio a perdere, perché giustamente il culo mi abbandona. Allora, io parto sempre strabene con le prime partite e poi vado male. Bisogna sempre fare i tornei. Io non devo giocare prima di tornei. Non devo. Ok. Ma io ho qualche impressione qualcuno stia cheatando qui. Barzan usa i cheat. Ciao anche tu, sniperino, ciao. Parkour, c'hai il tizio che ti sta riprendendo. E io lo faccio apposta ad agitare. È il rage da gioco, non gliene frega niente, bene. Ciabatta killer. I nickname ovviamente sono molto azzeccati rispetto al... Io bisogna che qualcuno venga qui con me a parlare, però sennò mi sento solo a parlare così. Cioè, ho una classe qui che sta giocando e sono l'unico che parla, è triste come cosa. Madonna, mi shottano, eh. Sì, c'è anche la troop. Con un cellulare, oh mio Dio. Siamo molto pro. Chi è a 20? Sugen? Chi è Sugen? In ogni caso, sì, devi tenerlo molto lungo, perché io lo userò per tutta la durata, quindi più lungo, cioè devi farlo lungo le partite praticamente. Buona fortuna, quindi prepara il tuo braccio perché dovrà sorreggere il telefono. No, tu non giochi. Allora, come funzionerà questo torneo, che non l'ho ancora spiegato ovviamente, perché io sono l'unico che non spiega le cose mentre lo facciamo. Cos'è che stiamo facendo? Tu stai facendo il beat the world. Io sto facendo big money qui adesso. Mi stanno insultando in qualche modo. Bastardo, devo bipparlo adesso. Ti odio. Adesso inizia la serie ragazzi. Adesso inizia il rage degli altri. Morto. Dio buono. Non importa. Non c'è problema. Non c'è problema ragazzi. Sto recuperando comunque. State vedendo che sto recuperando. Adesso mi dicono che... grazie per avermi avvertito, ma troppo tardi. L'ho visto. Muori. Fabri Bau Bau. Che bei nomi.
Che bei nomi, ragazzi. I nickname inventati sul momento sono i migliori. C'è chi usa il suo cognome, c'è chi usa il suo cognome con Bau Bau. Insomma, ci sono molti modi per dire la stessa cosa. Sta registrando il microfono, sì. No, non l'ho visto. Oh, stiamo recuperando. 24, 28, 13. Devo continuare la mia serie. Sto andando bene, vero? Dai, convincimi, sto andando bene. Parla vicino al microfono. Vicino al microfono. Sto andando bene, certo. Bene, grazie. Mi ha spaventato questo. Chi era Sponcio? Comunque, state notate che mi fanno soltanto headshot, ragazzi, mi fanno. Sì, non che io non faccio soltanto headshot. Voglio, ecco, un'altra cosa che vi faccio notare è che questo gioco ha gli stessi punti di spawn, cioè ne ha tre, tipo. È tutto tranne che boh, dinamico, è statico. Sì, esatto, i nemici ovviamente non se lo aspettano, o viceversa, magari se lo aspettano, dipende. Esatto, stanno lì allo spawn, appena spawnano arano tutti. Da dietro. Quello è uno che mi ha inseguito su per le scale sapendo che io stavo salendo le scale, perché sarà spawnato dietro di me. Quello è uno che ha una mira molto precisa. È morto. Non l'ho ucciso io però, eh. Ah, io le odio quando queste le sfide sono troppo. Cioè, mi piacerebbe almeno riuscire a vincere 50-0, tipo, hai presente? Se sai cosa intendo, no? Sì, certo, vincere 50-0 quando gli asini voleranno. Perché gli asini non volano? L'avrei sempre. L'ho sempre creduto fin da bambino. Oh mio Dio. Non ho fatto un cazzo ancora. Io sono terzo. Zio Paolo, andiamo a filmare zio Paolo. Vai a filmare zio Paolo, il primo della lista. È team, vero? Questo è spawnato davanti. È team. No, è wind. No, perché loro non sanno che cosa stiamo dicendo. È team. Team chi? Cosa? Ora inizia. Zio Paolo, primo in classifica. I zombie si funzionano. No, hanno sgamato il nostro cameraman, ragazzi. Hanno sgamato il nostro cameraman. Il nostro cameraman è stato sgamato. Oh mio Dio, si sta incazzando. La professoressa si sta incazzando, ma noi continuiamo il torneo perché siamo diventati primi ora. Questo è un momento stra pericoloso. Spero che non abbia stoppato il video, ma mi sa che l'ha stoppato. Hai stoppato? Ti ha tirato una stra sgamata, vero? Sì, ma l'hai stoppato? No. Dovevi fare, sai, la ripresa GoPro, tipo. Quelli che abbassano le telecamere e le tengono accese, in realtà. Alle Iene, tipo, vabbè, dai. Va bene così, ci hanno sgamato il camera, ragazzi, ma non importa. Io te l'avevo detto. Andare a filmare zio Paolo. Tutto per colpa di zio Paolo, che adesso non è più primo, perché adesso il primo giocatore è Zombie Best con 45 kill, a 50. C'è la fine, minchia. Oh mio Dio, guarda che bug. Esatto. Che muori con la granata in mano. Adesso sto qui perché questo qui è un punto di spawn. Ma devo spostarmi perché se campero dopo devo pagare. Ah sì. Perché c'è la penalità. Guarda come tira le granate, cioè è qualcosa di fantastico. C'è un'animazione molto. 47, forse Zombie Best va a vincere anche questa partita. Anche se per poco, devo dire. Cioè questa volta veramente stavo per. Questa volta la stavo veramente per. Stavo, anzi, non hai ancora detto niente, eh. Vedi che adesso inizia a fare il cazzone. Guarda, ciabatta killer qui. E questo? Hai visto come aveva l'arma così? Che belle animazioni, che modelli 3D. Superlativi. Tutti camperano. Oh, 49, però qui dov'è l'ultimo? C'è l'altro adesso, magari fa. 49 camperano tutti. Magari. No, cosa è successo? No, o se perdo per questa roba qui, per il bug che mi è venuto fuori tutto i comandi. Vinta, no. Oh mio Dio, per pochissimo. Bravo zio Paolo. Bravo, applauso vieni zio qua, Paolo. Vieni qua. Cosmo, ti è crashato. Zio Paolo. Commento a caldo di vieni zio qua, Paolo. Vieni qui. Dai, vieni qui. Non hai fatto lo screen. Zio Paolo non viene. Vabbè, ma c'è il video che registra. Zio Paolo non si avvicina. Chi è zio Paolo? Oh, cambiate mappa adesso. Eccoci tornati, quindi
siamo qua per la seconda sfida su COD 2, la prima l'abbiamo vinta, questa invece andremo a vincerla o forse la perderemo, forse la vinceremo, sbagliato squadra, faccio, prendo l'MP44, che ne pensi dell'MP44? Chiedo a quello che è dietro di me, ride, ok. Tu parkour cosa ne pensi dell'MP44? Mi tira un calcio? Basta! Basta voi due! Bene, eccoci qua. Allora, la prima sfida l'abbiamo vinta noi con 50 uccisioni, il secondo era 48. Dobbiamo vincere anche questa per vincere il monte premi esclusivo di 5 euro. Oh mio Dio, 5 euro, ci vado e ci compro una pizza. No, non è che una pizza, va bene, ma comunque sì, è bene. Una margherita. Bene, sarà fatto. Sarà fatto, ok, aspettiamo il via. 2, 1, via! Oh, sono spawnato nel punto, mi piace, abbiamo cambiato mappa, come avete visto, questo dovrebbe essere Tunisi. Tunisi, adesso vediamo come ci comportiamo in questa mappa, non abbiamo ancora trovato nessuno. Oh, dove cazzo sono, sul serio? Uno! La granata, via, morto. Oddio, questa volta è una doppia di granata. Io l'ho vista gente fare doppie di granate, ma come lui. Basta. Vediamo adesso di... Dio Bono, cercare di fare il world record qui adesso, mio Dio. Oh mio Dio, il nuovo world record. Nuovo world record. C'è un altro di lato. Oh, ne ho ammazzati due prima di morire. Questo è un record. Però le armi qua shottano un po' troppo, Cioè, da dire, shottano un po' troppo. Sì, sul cecchino, ma con i mitra tipo... Oh, muoiono subito. Muoiono subito. Anche nella realtà muoiono subito. Ma forse perché anche nella realtà la gente muore fisico di stare con i mitra. Sì, nella realtà. Quando hanno fatto COD 2 c'era ancora sì la realtà in testa. Poi hanno detto no. I giochi con nella realtà non vanno bene. Dobbiamo fare giochi meno verosimili. E lo hanno fatto. Ci sono riusciti e hanno ottenuto anche un discreto successo nel pubblico. Ed è stata appunto questo che ha portato i COD ad essere giocati. No, beh, la rovina. C'è chi preferisce. Alla rovina. La rovina di COD. C'è chi lo preferisce, ma. No, no, chi è che mi ha ucciso? No, c'era là di fianco. Ok, non importa. Mi è spawnato dietro. Fabri Bau Bau, sempre lui, ragazzi. Sempre Fabri Bau Bau. Stiamo partendo un po' meglio rispetto alla partita precedente. Però non siamo ancora primi. Io voglio la prima posizione. Via. Oh mio Dio. Jump shot, ragazzi. Da dietro, proprio figliacco. Che cazzo faccio? Gli vado davanti, lo saluto e poi lo uccido. Cioè, mi sembra la soluzione migliore, capito? Cerchiamo di fare le cose fatte bene, come si fanno su COD, ecco. Si prendono i nemici da dietro. Su COD. Ok, scusa, forse sono stato un po'. Era proprio serissa che dice qualcosa. C'è un comunicato, ragazzi. Stage estivo non ci interessa, stage estivo, cioè beh, mi interessa, ma non importa, chi è interessato vada là. Ma dei detti comunicati durante le lamparti di COD. Proprio durante le lamparti devono uscire i comunicati. Sembra che facciano apposta, scelgono sempre il momento peggiore. Mai durante... Ne ho ucciso uno con la granata, bene, Magic 96, salve. Qua praticamente stiamo tutti nerdando. Uno sta nerdando a Kerbal Space Program. Metà classe, anzi praticamente tutta la classe a COD. Madonna, siamo... Dio, c'è il compito in matematica dopo, non importa. Quello è un problema secondario, intanto nerdiamo a COD. Intanto, cioè il 30 maggio c'è un compito di matematica. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato il tasto, volevo dargli il colpo questo. Oh mio Dio. Sto per uccidere quello per sbaglio col colpo. Questa mappa è bellissima, non rompete il cazzo. È fantastica, è la mappa migliore. Ah, ci sono anche i tetti. Dopo mostro i tetti, ragazzi. Appena trovo una scala per andare sui tetti di sicurezza. Deve essere accessibile in modo sicuro, perché se mi segano mentre salgo sui tetti. Poi non mostro i tetti. Ho capito, non riesco a mostrare i tetti. Questa qua ad esempio è abbastanza sicura. No, mi è spawnato dietro il tizio. Dobbiamo mostrare i tetti. Vedi come sono spawnato dietro a questo. Cioè, questo qua è veramente... Ciao, ti voglio bene anch'io. La gente mi... Non sentono gli altri, però mi sa. Sempre nello stesso punto. Forse sentono gente urlare qua di fianco. Un personaggio in particolare qua di fianco. Che si chiama Holly in game. Quanto sta facendo Holly? 17-26, grande Holly.
Vada sui tetti, vada sui tetti. Adesso vado sui tetti, uccido questo e vado sui tetti. Such boom boom. Brum brum boom boom. 33-19, o siamo primi e stiamo distanziando. Stiamo distanziando. Adesso cerchiamo di... La gente... Oddio, si lamenta perché spawna sulle granate. Il field non ha per di merda. Sì, in effetti un ciclo, cioè un if, un qualcosa. Basterebbe un if. If granata vicina, via. Oppure ritarda lo spawn. Ognuno ha le sue scelte. No, mi hanno ucciso. Appena sono salito sul tetto mi hanno segato. Mio Dio, adesso non riesco. Ora facciamo la cosa fatta bene. Guardate là il camper. Via. Morto il camper. Nessun problema di camper adesso. Merda, merda, no, non carica. Nah, non ha caricato. Oh, 38, non ho più il distanziamento. Cioè, c'è un altro secondo a 37. Non devo muovermi. Devo iniziare a devastare di più. Non sto devastando abbastanza. Dove sono tutti? C'ha lì sui tetti. Mostra una sessione tetti decente. Adesso cerco di fare sessione tetti decente. Se no muoio. Sono morto sotto la scaletta adesso. No, non devo andare sul tetto. È pericoloso salire sui tetti. Qua poi che sono in mezzo, praticamente una linea di fuoco di 10 persone. C'era il cecchino per fortuna. No, mi hanno segato. Scaletta. Morto sulla scaletta. Non devo salire sul tetto, ragazzi. No, Zombie non ha vinto. Zombie a 45. No, ne ho ucciso uno con la granata. Ah, no. Doppia. Sono rossissimo. Oh mio Dio, che belle le animazioni del sangue su questo gioco. Diventa la vista rossa. E sugli altri COD, no? Sì, però sugli altri COD almeno hanno messo un po' di... ne ho ucciso un altro con la granata. E kill finale, vince anche questa partita. Grande Zombie West. Cosa vuoi dire tu, Olli? Che sei troppo forte per noi.